19, 14 e 15 anni. Questa è l'età dei quattro giovani che durante un fine settimana hanno deciso di rubare a casa di un loro amico, salvo poi tornarci per chiedere soldi in cambio per la restituzione di parte della refurtiva che serviva per comprare droga. È stata la squadra mobile della Questura di Mantova che nei giorni scorsi ha denunciato in stato di libertà alla Procura di Mantova e al Tribunale dei Minori di Brescia un ragazzo mantovano di 19 anni e tre minorenni, due di 14 anni e uno di 15 anni. L'accusa per loro è furto in abitazione. Tutto è partito dalla denuncia di una cittadina che ha riferito alle forze dell'ordine che durante la sua assenza nel fine settimana qualcuno si era introdotto nella sua abitazione dove vive col figlio minorenne e aveva rubato numerosi capi di abbigliamento firmati del figlio, oltre ad alcuni suoi oggetti preziosi. Le indagini hanno portato ad un amico del figlio della vittima che, dopo aver sottratto le chiavi dell'abitazione al compagno, vi si è introdotto insieme ai suoi complici. Successivamente uno dei quattro è tornato sul luogo del furto chiedendo 200 euro in cambio della restituzione di alcuni capi di abbigliamento che gli aveva rubato. Gli agenti della squadra mobile lo hanno intercettato e condotto in questura, dove è stato denunciato per furto aggravato. Insieme a lui sono stati denunciati anche gli altri tre ragazzi. Tutti hanno ammesso la propria partecipazione al furto e le proprie responsabilità. Ma le indagini non si sono fermate qui ed è spuntata la figura di un quinto ragazzo di 18 anni, denunciato in stato di libertà per ricettazione e favoreggiamento. È stato lui a mettere in contatto il 19enne con un cittadino marocchino per acquistare droga in cambio della refurtiva. Sono in corso ulteriori indagini per individuare quest'ultimo e accertare l'eventuale responsabilità di questi ragazzi in analoghi episodi criminali.